Il dipinto di Domenico Tintoretto era stato scelto come il dipinto che doveva rappresentare il Doge Rico d'Andolo che incitava le crociate, però andò perduto a causa dell'umidità e fu quindi sostituito dal dipinto che oggi possiamo ammirare ancora in loco, realizzato da una composizione di Carlo Saraceni, per poi essere effettivamente realizzato dal suo allievo più celebre, Jean Leclerc. Carlo Saraceni si trasferì a Roma intorno al 1600. Riuscì a farsi strada nella stretta cerchia del Caravaggio. Saraceni, infatti, può essere definito come l'unico caravaggesco veneziano. A giudicare dalla composizione, è difficile pensare che Saraceni avesse ripreso la composizione studiata precedentemente da Domenico Tintoretto nel 1587. Con ogni probabilità, infatti, Saraceni decise di realizzare un nuovo impianto compositivo. Nell'opera in esame possiamo vedere diversi particolari che vengono dal repertorio figurativo del veneziano, come ad esempio la natura morta costituita dai panni sulla sinistra insieme alla spada, o ancora la donna al centro del dipinto con il bambino a fianco a lei, o ancora il ricorrente personaggio figurativo che ritroviamo in diversi dipinti di Saraceni, costituito dal cavaliere con il cappello piumato. È anche vero però che è difficile sulla base di questi soli ritorni figurativi pensare che l'opera sia attribuibile a Saraceni. Come possiamo vedere, infatti, la fattura dell'opera è estremamente uniforme e molto più affine al suo allievo Jean Leclerc. Difatti, il dipinto fu firmato dal solo pittore lorenese nel 1621. Questo dipinto, quindi, ha il merito di poter essere considerato come l'unico dipinto che potremmo definire come caravaggesco, commissionato direttamente dalla Serenissima Repubblica di Venezia e che ancora si trova qui. Carlo Saraceni ebbe il merito di influenzare tutta una generazione di pittori, tra cui fra tutti spiccano certamente a Venezia Pietro della Vecchia o il Fumiani. Fu quindi questo un lascito importante per la città e per la generazione di pittori che seguirono i Saraceni. E non fu l'unica opera che lasciò a Venezia. L'altro dipinto è il San Francesco in estasi, che il pittore decise di lasciare nel suo testamento ai padri della Chiesa del Redentore di Venezia. Come possiamo vedere, dal mondo di Jean Leclerc ritroviamo quella maniera di tocco tipica del lorenese e distante invece dalla maniera del suo maestro, una maniera più attenta, studiata e delle figure più solide. Saraceni infatti prediligeva tendenzialmente delle composizioni con poche figure. Le novità luministiche e quindi formali di quest'opera furono, ad esempio, per tutta la generazione successiva di pittori a Venezia. E nel 1621 Leclerc firmò il dipinto. Probabilmente a seguito di questa firma, ottenne il cavalierato di San Marco grazie a Pietro Contarini, fratello di quel Giorgio che aveva ospitato in casa sua nei suoi ultimi mesi di vita il suo maestro Carlo Saraceni nella casa San Trovaso.